grazie al gruppo BU che ci dà appuntamento sin da ora all'edizione numero 18. Maurizio Ascani, direttore del Festival del Sole. Siamo alla fine, Riccione capitale dello sport per tutti, un bilancio di questa edizione. La cosa più bella quest'anno del Festival è il vedere queste migliaia di ragazzi da 17 nazioni che salgono sulle arene di esibizioni senza alcun tipo di stress. Noi, non avendo né giudici, né premi, né classifiche, abbiamo l'aspettativa, e si vede concretamente nei ragazzi, del non stress, di venire a Riccione a fare una vacanza, di fare il loro sport preferito che è la ginnastica, di incontrare altre migliaia di coetanei con cui cambiare gli indirizzi, creare dei gemellaggi. Questo è veramente lo spirito del festival. Cosa rimarrà impresso a questi ragazzi quando torneranno a casa? Ma io spero si sia riusciti a trasmettere tramite l'organizzazione, ma anche gli arbitri e l'ambiente circostante, a trasmettere quelle che sono le nostre priorità, quindi riuscire a stare insieme, condividere momenti di sport insieme, inclusivo anche, perché abbiamo avuto squadre di centri di salute mentale, abbiamo fatto sit in volley. Quindi io spero che soprattutto a queste ragazze che hanno fatto la seconda rassegna rimanga impresso nella loro testa questo, la pace che trasmette ogni nostro essere, dalle premiazioni ai momenti di aggregazione che abbiamo organizzato. Ragazze! Lene Elnif, presidente società Agif. Quando parliamo di Festival del Sole pensiamo al futuro. Cosa ci aspetta nel futuro del Festival del Sole? Allora, nel futuro, in questi mesi qua che arriva, andiamo in giro per Europa per fare la promozione al festival e poi anche in Italia per fare la promozione al festival con Yoga Gym e Wisp. Di Roma, quest'anno alle finali abbiamo dato queste maglie e il devoluto è stato dato all'associazione Differenza Donne e le abbiamo supportate in progetti per casa per le donne, l'aiuto, lavoro eccetera eccetera, cioè siamo fieri, no, di aver fatto questo progetto. Ciao ragazzi.